Dovremmo esserci. In teoria dovrebbe arrivare una notifica da qualche parte. Penso, si spera, in teoria. Boh, Ma a me la notifica non arriva se qualcuno ci dà qualche. Sì, ci siamo. Ci siamo. Ciao a tutti, ragazzi. Buon Scusate il salve! ritardo. È Buon colpa salve, di Giovanni. Alessio. Ovvio, sempre colpa mia. Sono più terrona. Nord-sud. Tu sei molto più È colpa di nordica, voglio Alessio. dire. Ma che Molta più. davvero? In Lì teoria, l'aria. Eh sì. sì. Ok, allora, Cazzo. 2 secondi che io faccio i soliti condividi, condivisione. E mentre tu fai condividi condivisione, io posso andare a pia da bere. Certo, vai a prendere Ah, da però bere. stacco il microfono perché sennò non Ma mi senti troppo casino. Poi non so come si stacca. Vabbè, andiamo a prendere Allora, ciao a tutti, prima ho visto un sacco di gente, ciao ciao ragazzi, ciao ciao. Allora, condividiamo un po' qua. Io stasera ho la connessione al telefono che va veramente di schifo, quindi spero di riuscire a condividere. Solo che è lento, proprio lento, lento, lento. Ciao Aro, grazie. Allora, finalmente siamo tornate. Come state? Ok, su SMC ho fatto io. Come state tutti? Qui diciamo che si sta abbastanza bene, dai. Siamo ancora in una piccola ampolla. Meno Ok, ci male, siamo. meno male. Che ti Quasi serve a tutto. prendere da bere in tutto questo? Rum agricole della Guadalupe. Azzo. Cazzo c'è dentro? Il Vabbè, verme? sembrano i girini, quelli. No, passavo di camera. No, Quelli coi vermi? No, che cos'era? non so bene. È il mango dovrebbe Rum essere. al Dentro mango. c'è. Dentro c'è, se da te passione che la mai sono di sto ca frutto, rum, vabbè, macerato con, non si sa, non è dato sapere. Sarà buona uguale, voglio dire. Vabbè, comunque era una bacca di vaniglia, questa. Poi c'è questo frutto che dovrebbe essere il mango, questo qua lungo, e questi Sì. semini dovrebbero essere quelli della papaya. Ah, c'è scritto qua, Santa Lucia. Mango è frutto della passione, perdonami. È la bacca di Senti. vaniglia. No, me l'ha dato un amico che, vabbè, lui è un ristoratore e c'ha tutte queste cose un po' particolari, un po' così. E l'assaggiare al negozio mi piacque poi mi ha regalato la bottiglia che È pandemia è finita. finita. È colpa della pandemia. Bene, bene. No, io invece stasera vado con una cosa, la cosa forse più buona che esiste sulla faccia della terra, però vi prego non bannatemi, ma ho una Ma motivazione. i commenti dove si vedono? Allora, tu da dove sei? Da telefono o da Io computer? sono al PC. Al PC. Allora, al PC dovresti avere live, no, scusami, commenti dal vivo o una cosa del genere? Ah, ecco qua, live comments. Bravissima. Whatsapp. Ah, dicevo. Cerchino! Esatto. Dicevo, io stasera berrò la cosa più buona del mondo, che è questa. Vai di acqua. Ma... Sì, e ti spiego perché. Perché ho un mal di testa fotonico e quindi mi Ah. sono imbottita di antidolorifici e credo che se bevo un goccino goccino di alcol piuttosto che di caffè, il mio stomaco inizia a fare le bizze e diciamo che non è proprio carina come cosa. No, lascia aperto. Allora, un saluto a tutti. Ma sì, io posso salire con i commenti qua sopra, giusto? Lo so, Sten, non lo sapevo che mi avresti bannato, ma...
Ripeto, ho una motivazione stasera, se no avrebbe avuto lo Sherry. Allora, Yugio 86 dice: ciao, questo è un saluto da parte di Pippo Ponti, stasera non può esserci, sono il suo ambasciatore. Ok, salutalo, ciao, da parte Pippo. Nostra. Ah, già, cioè, compleanno del papà? Auguri al papà. Non lo so. Semi di cacao, dicevano, suppongo quello che avevi dentro alla no, pista. È il frutto della passione. Che sembrano i girini della rana, tipo. Che schifo, però. Sì, sì, è un po' disgusto. Da vedere, però è sapore. Allora, poi sicuramente sarà super mega buonissima, per carità. Ok, allora. Ma vi hanno lasciato liberi dall'isola? Potete uscire o... puoi venire sul continente? O... Allora, se vengo per meno di 24 ore, sì. Anzi, scusami, per meno di 48. Cioè, se io sto fuori dall'isola per più di 48 ore, quindi anche 48 ore e un minuto, mi faccio 15 giorni di quarantena. Ah, perché non c'è tempo in 48 ore di beccarti il corona. Hai capito? Quindi devi stare proprio con l'orologio alla mano, che se scatta quel minuto in più sei proprio fregata. Prima è con antibiotici e l'alcol non si può assolutamente bere, e poi chi meglio te lo sa. Esatto. Bentornata da ora. Grazie mille Alessandro. Prima ho visto Simona. Può essere che avevo letto giusto? Aspetta. Ale B. Giusto, cosa svapi qui? Io non so se si vede, raga, perché non capisco, perché sono invertita. È al contrario, StreamYard è al contrario, io nemmeno l'ho capito. Allora, qui sto svapando il Crazy Night, che mi piace un botto, però ormai non lo trovo più da nessuna parte. Cos'è il Crazy Night? È una... che... È un pan di Spagna, mi sembra, profumato al limone, un po' di vaniglia, o un muffin profumato al limone con un po' di vaniglia. Vabbè, comunque sempre una sorta di sì. E mi piace un botto, mi piace proprio tanto. Lo fai in flavor? Sì, nel coso che ho comprato da... cioè che mi ha fatto comprare... Alessandro Grasso, l'acqua, quello col cap, questo qui. Non mi ricordo come si chiama, mi sembra... Molta? No, dico proprio l'acqua, non mi ricordo come si chiama questo. Credo sia il Vienna, boh. Uno di quelli. Non lo so, poi impreparata. Alessiuccia giustamente ha fatto tardi e quindi io ho dovuto prendere quello che ho trovato in vetrina, ho fatto proprio con le mani, lo sta, e ho preso questi. Quindi stasera così. Ah, questo mi va di culo, passatemi il termine, di fortuna, perché questo avevo fatto un'aggiunta, il bias, credo sì, angolo della guancia. Mi sembra sia bias, non so come si pronuncia. Quello con i frutti rossi? Però io sentivo troppo, mi sembra il basma. Mm-hmm. E non è tanto il mio gusto il basma. E allora ci ho buttato dentro un altro... sì, a manetta. E quindi mo l'ho lasciato 3-4 giorni, forse pure di più. E mo lo proviamo questo, perché effettivamente... Poi che cavolo ho preso? Vabbè, lo sherry, il 1000 lo volevo, ok. Questo facciamo che non l'ho preso. Che cos'era? Che ne so, è dolce come la morte. No, la morte non è dolce. Ma che è il BTC? È quello. Ah, il famoso BTC che ti avevano consigliato di buttarci dentro 8 litri di latacchia. Sì. No. Siamo là. Poi toro e la tacchi e pera e il blizzard di... questo lo volevo... Questo pure gli ho fatto un'aggiuntina di la tacchi, quindi ci sta. Mo' vediamo.
Tanto è la taglia e pera, se ci butto un altro po' di la taglia. Male non può fare. Ma in realtà è la taglia dove lo metti buono. Tranne per Rover. La taglia, tipo l'acqua santa per il diavolo. Mi ricordo, sì. Allora. L'atomizzatore invece non ho idea. Facciamo quello che esce. Tu chiudi gli occhi e pesca, tanto qualcosa troverai da rigenerare. Sì, ecco qua, ecco qua. Allora, e lo ion per iniziare. Buona. Allora, mentre tu scegli che cosa rigenerare o che cosa pescare, io stasera rigenero questo. Ah, sì, roulette? Yes. Questo forse si legge meglio. Sì. Allora, premessa, io è da febbraio che sto andando avanti con questo, che è lo slide. E com'è? Perché in realtà l'ho comprato perché dovevo andare sulla neve, perché non volevo portarmi 8 milioni di miliardi di roba appresso. Come però funziona benissimo. Non è la rottura di scatole del dover rigenerare quando torni la sera stanca morta, piuttosto che altre cose. Io ho continuato a usare questo. Però il roulette in realtà mi aveva strano incuriosito per il fatto che potevi cambiare l'aria da sotto. Quindi è un po' come se tu avessi gli AFC sempre e costantemente con te. Quindi potevi mettere da 0,8 a... ora non so quanto fa 0,9 mm per 3 per tugi, però insomma da chiuso a tutto aperto, sempre in MTL, perché poi hai anche la basettina piccolina per fare il DL, insomma flavor un poco. Ora, io lo sto provando da 2 settimane. Che ci hai messo dentro? In realtà ci ho provato solo scuri, quindi ci ho provato il Sebastian, ci ho provato lo scirocco, che è quello che ci rimetto stasera perché è quello che mi è piaciuto di più. Ci ho provato la taglia di KS, quello anche mi piace, però mi fa uscire tanto la nota di liquirizia. Siccome è un atomizzatore che secca tanto, io non so per quale motivo su alcuni la taglia mi fa uscire questa nota, esatto Simona, grazie. Non so per quale motivo, su alcuni la taglia, quando li metto in atomizzatori che mi seccano parecchio, io ci sento come una nota di liquirizia. Io non è che vada proprio super mega matta per la liquirizia, insomma. Però, diciamo che un cicino ci sta, troppo, anche no. Comunque, sì, io poi sono strana, cioè io sono quella che ad agosto la taglia e basta, cioè quindi io sono un po' fuori dal comune, mettiamola così. Allora, vabbè, dentro la scatolina fantastica di cartone, super mega spare parts, io quando capirò dove sta la telecamera è troppo tardi, vitine, o-ring, grani, granetti, brugoline e cavolate varie. E poi c'è l'altra, aspettate, questo qui è il coso del DL, dove ci avete l'asola sopra, quella grande, e poi sotto 4 fori da 1, se non sbaglio. Ma ovviamente io non la monterò mai, e poi mai, perché tanto non farò mai del DL in vita mia. Ma DL? L'acronimo non lo so, però suppongo sia una sorta di flavor. Se qualcuno lo sa cosa significa... Ci vorrebbe Andrea. Esatto. Ci aiuti, perché io sinceramente non lo so. DL. Vito Puzzi! Ora, questo è l'Atom. È piccolino, però nonostante sia piccolo, comunque ha una capienza di 3,5 ml. Quindi diciamo che ci sta come capienza. Il drip tip più brutto e più corto e stronzo della storia. Poi vi spiego perché. A me sembra caruccio, però, visto così. Giusy, hai praticamente l'atomizzatore in bocca. Quando svapi, hai praticamente l'atomizzatore in bocca. Poi,
un cioè, che poi magari esteticamente ci sta anche, però io lo trovo scomodo, ma tanto, cioè, quantomeno fallo un ciccino più alto, non lo so, un millimetro e mezzo più alto, no, corto, vabbè. Poi, qua ci avete il top cap, che in realtà è a pressione con uno ring, che anche questo hanno manie di piccolezza, perché è minuscolo e non c'è assolutamente... Ah, direct to lung, grazie a Marco Tullio. Tiro diretto, quindi comunque una sorta di aperto a stile polmonino. Dicevo, top cap, anche questo straminuscolo, tenuto in sede solo da uno ring, che se non lubrificate non lo togliete neanche con la bomba a mano. Dopodiché, altro, non so se si richiama top cap o qualcosa del genere. Ciao Andre, buonasera. Che si svita, questo si svita perfettissimo, anche perché poi tutti i filetti sono fatti benissimo. Ah, tra parentesi, questo è un cinesino, nel senso è fatto da cinesi, però è fatto veramente bene. Sì, è fatto veramente bene. Tutti i filetti sono straprecisi. Tutti i pezzi combaciano la perfezione, quindi vuol dire è fatto anche tanto 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 bene. Come si chiama l'atom? Gecchino, si chiama roulette, roulette RTA by Across Vape. Svitando questa parte, che non so, svitando questa parte qui, accedete alle super mega asole per poter fare il refill. Tank che si svita, tank che è... Io ho preso gli appunti perché tutta sta roba non me la ricordavo, poi non so a chi può interessare, è in PC. Campana che in realtà è tenuta semplicemente da due, ora forse è un problema farvelo vedere, sul deck, no, si vedono, di qua, ok, ci sono due barrette, le vedi giù? Una di qua e una di qua. Ah, quelle che vengono fuori dalla... Esatto. Ok. Quei pispolini. Voi ci mettete la campana, semplicemente messa in modo tale che i due scassi che ci sono sopra e sotto possano poi scivolare, quindi far sì che quelle due barrette gli facciano da fermo, e sono praticamente la regolazione dell'aria. E la campana viene girata attraverso il fantastico drip tip sopra al primo top cap, che ha degli incassini qua dentro, ma questo credo che si vedrà pochissimo, che combaciano qui sopra e quindi si gira, si apre e si chiude. Niente di più e niente di meno. Il deck invece è più figo. Ora, al netto dei grani che io odio, e che secondo me dovrebbero essere banditi dal mondo dello svapo, qui sotto al centro avete i fori, qua avete i pertugi dell'aria, pertugi dell'aria che si regolano da questa ghiera. La ghiera che viene montata è quella lì del punto dell'MTL. Avete un foro da 0,8, due fori da 0,9 e tre fori da 0,9. Nel momento in cui voi ruotate questa ghiera, StreamYard deve metterlo dritto però sto coso perché altrimenti è un casino, ruotando questa ghiera qui, voi in automatico spostate i fori qua sotto. Quindi adesso dovrebbero esserci quelli da 2. Se io giro e metto un unico forellino, in automatico qua sotto ci sarà un unico forellino. Cosa figa è che sul deck qua sotto, sulla ghiera avete sia, ma sono viti a brugole, sì Jack, sono viti a brugole. Qui avete su questa ghiera i simbolini che appunto vi indicano quanti fori ci sono poi, o meglio, a quanti fori poi corrisponde la cosa dell'aria qua sotto. E in più avete una sorta di
semiscassetto, insomma un microsegno che vi fa capire quando siete arrivati perfettamente al centro. Io non credo di riuscirvi a farvelo, cioè di riuscire a farvelo vedere, però sopra al pallino, aspetta, lo vedi contro luce, proprio sopra al pallino, come se fosse una sorta di macchia. No, ok, comunque, tu dici sì. Vai a fiducia. Comunque qua, proprio qua sopra, qui, io lo so, io poi c'ho anche una luce di merda. Aspetta, eh. In corrispondenza proprio del coso c'è, e quando girate voi capite quando è perfettamente al centro. Ora, io credo che si possano anche parzializzare, nel senso che lo stesso foro da i due fori da 0,9, se voi li mettete a, diciamo, tre quarti, riuscite a farne fare solo due, piuttosto che due e tre quarti se mettete quelli da tre. Diciamo che è abbastanza divertente. Sono i buchi della panina della roulette, esattamente. Ora, perché l'ho preso? Perché volevo utilizzare il foro da 0,8. Perché qualunque tipo di atomizzatore scegliessi o prendessi, per me comunque rimaneva leggermente arioso e poco contrastato. E ho detto, cacchio, uno da 0,8, fatto in questo modo funzionerà, porca miseria. In realtà mi fischia in continuazione e non riesco a capire perché. Quindi sto bestemmiando da 2 settimane. Ultima Ale, cosa. Ale, lo scegli? Vai, angolo della guancia o gentleman? Io faccio gentleman perché c'ho lo scirocco. Okay. Ultima cosa. Ok, ultima cosa, la campana. Allora, la campana, penso che qua si veda, è abbastanza tonda. È bella cicciotta. Esatto, abbastanza anche piatta, cicciotta, ma dentro è fatta tutta a gradini. Quindi, sicuramente secca. E tutto quello che può essere aromatizzato, o per aromatizzato intendo anche un liquido che abbia più elementi al suo interno, comunque riesce a farteli sentire tutti. Al contrario, se utilizzi solo un singolo, è un po' come se ti esaltasse alcune note, che ovviamente in altri atomizzatori, magari con una sorta di campana più piatta, non li sentirete, insomma. Però secca tantissimo, quindi soprattutto nella trachea vi smorza quella che è la nota dolce che ad alcuni piace, e quindi magari questo non gli piacerà, ad altri invece non piace la nota dolce, e quindi probabilmente gli piacerà. Io mi sto perdendo qualcosa. Le viti a brugola sono comode se usate cacciaviti a Torx. No. Le viti a brugola sono comode a prescindere. Ecco. Oh. E esatto, anche perché poi, cioè, voglio dire, in un cosino del genere io ho capito che era più facile mettere le brugoline, però cacchio, no, viti a croce, tutti hanno un cacciaviti a croce, cacchiolo. Ciao Pippo Pontis. Ciao Pippo Pontis. Ok, allora, io onestamente non ho mai fatto la puntata 2,5, perché credo che sia troppo, nel senso che poi non ci va tantissimissimo cotone, e quindi ho sempre usato la puntata 2, e quindi io continuerò ad usare la puntata 2. Tu quante spire hai fatto? Che misura hanno che? 1, 2, 3, 4, 5, 6, di 0,32. 2. Ma Gorgoglia fa... Allora, Gorgoglia, in realtà non è che Gorgoglia, mi fischia, fa un fischio sordo, io non so come spiegarvelo, dopo ve lo faccio sentire. Mi condensa? No, onestamente a me non ha mai condensato. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le brucole le mettono perché avendo più angoli sono convinti che durano di più. Beh, potrebbe anche essere. 1 e 2
Sono Ierone, come va sempre. con la mesh? Va, al solito, solo che mi sono accorta adesso che, guarda qua, avevo, ah, non l'ho preso manco, non so dove l'ho messo, vabbè. Cosa? No, avevo lavato il coso, come si chiama? Il Vector. Ok. Ah, eccolo qua. E mi sono accorta quando l'ho lavato che... Si è crepato. Eh sì, Oh. avevo messo il vetrino suo, però è un altro dei difetti di quell'atomizzatore, che è bello e caro, però fa bestemmiare. Mamma mia, si è spaccato l'ultimo vetro che mi era rimasto, quindi. Quindi ora non lo usa più. No, vabbè, su quelli che mi ha fatto Piero, che Piero. però non sono vetrini, sono... Che cos'è Piero? Che cos'era? Acciaio? Non mi ricordo più. Ma in tutto questo la Giusy che fa? Ora sta bevendo il rum alla faccia mia. Sto nel mentre ho rigenerato il... Sì, volevo mettere il cap senza mettere un po'. Un po' sto gira, perfetta. Che stavo a dire? Io ho rigenerato lo Dion Junior. E ho fatto un casino come al solito perché mi sono insozzata e niente. Alessia ha scelto di metterci il Blizzard, sì, Blizzard di Gentleman. Solo che io ci ho fatto una piccola aggiuntina di Latakia. So che è blasfemia, però La taglia sta che di bene ovunque. solito. Quelli di Gentleman io non li tocco solitamente perché sono per me, sono perfetti così come sono. Però mandava, ho detto vabbè, facciamo. Ok. Ho fatto un'aggiunta di Latakia anche a quello di angolo della guancia, al bias, che per quanto mi riguarda è troppo, sento io troppo il bias, ma mi pare di ricordare che ci fosse il basma dentro. Non vorrei dire una cacchiata, però dopo No, pare controllo. anche a me ci fosse quello. E allora ci ho fatto un'aggiunta, ma giusto una puntina di Latakia in più, perché vabbè, a me piace il Latakia, quindi. Ti chiedono Ci ho come ti... messo... Scusami. No, dicevo, ci ho messo il Latakia di Gentleman. Ti chiedono come ti trovi con quell'atom. Suppongo che stessero chiedendo a te, Giusy. Quindi Allora, con con lo lo Ion. Ion io mi trovo strabene, uno degli atom che uso praticamente di più insieme al magneto. Sostanzialmente io quando esco mi porto uno e l'altro, sempre. Poi vabbè, a rotazione dipende che come mi va, ad esempio anche il Doki, quello antico, Non lo mi sentito. piace tantissimo con gli aromatizzati fruttati, ad esempio. Ma va bene pure con i dolcioni, solo che io... Problema io con i dolcioni perché alla lunga Ti stancano? mi schifano, non si dice perché non è Ti educato, smagano? però Ti sì, stomacano? sono pesanti proprio, cioè non lo so, è un limite mio, però e niente, che ho fatto? Ho fatto 6 spile di 0,32 in nicrom, e mo non ho chiuso la campana, ecco, vabbè che tanto non gocciola, però adesso lo carichiamo e lo proviamo con una piccolissima aggiunta di Latakia. Gecchino, questo devi chiederlo a Giusy perché io non ho mai provato la mesh. Non ho pazienza. Non ho ufficialmente pazienza. Allora, Dovresti invece. Gecchino chiede: ma voi che avete provato a usare la mesh vera, quale preferite in generale tra mesh e la normale rigenerazione a filo singolo? Se devo dire la verità, io per alcune cose preferisco il cotone.
più veloce, più sbrigativo, più tra virgolette pulito, nel senso che quando vuoi rigenerare al volo, magari la coil non è proprio lo schifo totale e quindi la puoi continuare a utilizzare un altro po', talvolta levi via il cotone, gli dai una sciacquata al deck, fai ripartire la coil, ci ributti dentro un po' di cotone, è fatto. Con la mesh questo scordatelo. Perché quando si incrosta, poi se, quando tu la tiri via con tutta l'attenzione del mondo, le spine si muovono sempre un po' e quindi viene storta. Poi quando vai a reinserire la mesh nuova, poi nel mentre la devi ossidare. Diciamo che la mesh è perfetta per me, ma nei weekend. Ah, beh, perché c'è più E tempo non a da. caso è venerdì e io ho pulito Vector. il Vector. O magari lo rigeneriamo un attimo, tanto. E quello lo rigeneriamo in un attimo, che mi ha sempre meravigliato. Vabbè, 5-10 minuti l'hai fatto. Io mi sa che Allora. non ho fatto 6 spire, o forse sì, boh, non mi ricordo più. Che Perché è ne fate venuta di la più? 0,60. Forse di meno, perché è venuta la 0,64. Aspetta. 0,68. E quando ne fate 4? No, 4 no, è impossibile. Su punta da? Scusami, Da 2. 5 spire su ma 0,32. Sì, era 28 E gaugetini, quindi cavolo. lasciamo qua, di solito dovrebbe venire più o meno tra 0,70 e 0,80 quando si assesta. Beh, a 0,60. me il Blizzard piaceva già così. Adesso, se è possibile, mi piace anche di più. Si sente la pera. Lontana, ma comunque presente, si Vabbè, sente. ma adesso però l'hai fatto anche maturare, Sì, ha giusto? voglia. Quindi comunque si sarà No, amalgamato vabbè, parecchio. manco tanto, perché dal 24 marzo. Non so se si legge. No, e quindi meno di un mese e mezzo, più o meno, un po' meno. Io non so manco che giorno è oggi. 10 maggio, più o meno. 8. Sta 8. Che era oggi la festa della mamma? Ma in realtà io non ho mai capito, la festa della mamma dovrebbe essere la prima domenica dopo l'8 maggio, mi sembra. Beh, se era la festa della mamma, ho fatto una figura di merda. Avete Penso tutti l'abbiamo fatto oggi. fatto gli auguri alle vostre mamme? È la festa della mamma oggi? Sapevatelo Esatto. su Reeducational Channel. Allora. Alessia, ma se ne trovano in vendita di ruletto solo su ordinazione? Chiede Allora, Paolo io Forneris. l'ho trovato su Vape Room. So però che praticamente non c'è più da nessuna parte. Gecchino, il Blizzard Noir lo voglio provare, non l'ho ancora provato. Però credo che stiano facendo un restock, o quantomeno dicevano che nei negozi poi si sarebbe ritrovato. Però, e probabilmente anche sulla loro pagina, loro ogni tanto dicono che ci sono insomma dei pezzi in vendita, e quindi. Allora. Grazie Pippi. Pippo dice che si festeggia domenica. Meno male, abbiamo sventato una figuraccia. Che figlia ingrata. No, Marco, è che viene il dubbio. Buti! Bravo Buti. Simone! Uno o più buti! Madonna, io non trovo mai nessuno che si spacca con me con spingitori di cavalieri. Cioè. Uno o più buti, oppure i Perché subacquei, i subacquei? subacqueria, cioè bellissimo. Ma bisogna regalare qualcosa per la festa della mamma o me la cavo con tanti auguri? Beh, Cecchino, Tanti non voglio dire che auguri. devi, non voglio dire che devi decidere un fiore con crudeltà, però magari se passi dal fioraio. Allora.
C'è grossa crisi, ma un po', ma giusto un po', ma un po'. Alfa Fallone. Renno, lo avete provato? A me piace Io no. tantissimo. Aspetta, che cos'è il renno? Il Renno è sempre di Dove Pen Gentleman Club. Mi Ah, me sembra lo che sono ci sia anche perso. qualcosa come frutta dentro. Piccolo voglio. Però no, io non l'ho provato. Quello, Madonna, sì. Io c'avevo un compagno Quello. di classe che fece la statuetta di quello, ma a grandezza naturale, e ce la fece trovare a scuola una mattina. English mixture con amarena o qualcosa del genere. Sì, giusto, ci sta Bravo le l'amarena dentro. ragazze addette ai lavori. Tabacco, prugna e amarena. Ok, Simo. Oh, bello, sì. Simo, ma vuoi venire a fare un giro in live? Tanto sei in quarantena, pure Regalami. Giada! Ave Giada. Amarena, un tocco di pugno e English. Allora, a me serve questo, perché altrimenti non lo riaprirò mai più questo coso. Comunque mi piace un botto il Blizzard, ma proprio tanto. Allora, Devo prendere il Blizzard Noir e questo qua hai detto che sì. Aspetta, aspetta. io non sapevo Vedi, no? avessero fatto il Blizzard Noir. No, sì, io l'avevo visto, però sono cretina. Tra una cosa e l'altra mi sono sempre dimenticata. Però quando lo scrivo. Com'è Prendi che gli si chiamava appunti. quello là? Sì, perché se no io non me ne esco più. Com'era quello che Amarena, Pugna e English Mixture? Renno. Arenno. E noir. A posto. Clone ma autografato. Clone ma autografato di che? Vabbè, Marco, ma allora non è tanto distante da questo, perché pure io questo ci ho fatto un'aggiunta di una puntina di Latakia in più. Oh, è bastato nominare l'alfa per venir considerato. Ma Ma Massimo, che cosa, quando sei Giustino? entrato? No, Giodà, che No, cosa? Giodà. Ah, Io non l'ho visto, Giodà. quando prima Gecchino ha chiesto che cosa regalò alla mamma, Giodà ha scritto regalagli un alfa. Aspetti, Highlander. Dell'Ender e Matteo. Barnaba? Che è sto nome, mo? Cioè, non barare, Matteuccio. Blizzard è l'unico che non ho mai provato. Doveva arrivarmi oggi. Il corriere è passato e non c'ero, cazzo. Marco. Quando si sa che Il passa il corriere vantaggio. ufficiale che bisogna rimanere a Ma scusa, casa. ma siamo in quarantena, dov'eri tu? Oh, beh, No, dai. Viaggi ora sopra siamo in giunti fase l'hai 2. appena fatto il Blizzard Noir. Grande Pippo, perfetto. Tabacchioso aromatizzato. Matte, salvami tu. Ciao, Matte. Lo sapevo che eri tu. Allora, ora sto usando i due fori perché quello, diciamo, è un poco arioso. Però diciamo che tanto quanto si fa ancora. E onestamente non fa rumore, quindi io non ricordo prima se era Marco o qualcun altro che mi chiedeva se faceva rumore, se gorgogliava. Però il tiro è abbastanza fluido, quindi. E onestamente ci ho messo anche un po' più di cotone del solito, perché ormai l'avevo tagliato e mi scocciavo di rifarlo. E come si chiama? L'aria io l'ho aperta proprio poco, non lo vedrete mai, quindi forse anche è inutile. Però anche con un minimo di apertura dell'asola, lui comunque alimenta e non vai mai in secca. Farlo perdere è difficilissimo, tranne la sottoscritta che la prima generazione l'ha fatto pisciare come se non ci fosse un domani, ma perché aveva messo il cotone malissimo. No, è proprio
sai, nella foga, in quei 5 minuti tra il pranzo e il lavaggio denti e il riscendere al lavoro, ho messo il cotone un po' così, che tutte le recensioni, come metti il cotone, metti questo, non piscia. Io sono stata in grado di farlo pisciare. Aroma Sebastian. Però Bitterfruit. Vabbè, anche Sebastian è buono. L'altro chiuso aromatizzato. Beh, volendo, se nel bias ci aggiungi un po' di latacchia dovrebbe uscire buono, non lo so. Anzi, ma facciamo una cosa. Rigenero. E se rigenero il coso con la mesh, che dici? Sì, ah, no. Tu sai che io potrei abbassare il computer. Allora, io sto facendo la live in cucina e mia sorella è appena entrata e per non farsi vedere ha strisciato stile... come si chiama? Il passo del giaguaro? No, il passo del giaguaro. Quello che fanno quelli dell'esercito, insomma. Ah, con i gomiti per terra. Esatto. Quello sì. Allora. Dai, scegliamo una mesh. 325, no, troppo. 200? Super fine, vabbè, ma sempre questa, cambiamo. 250, 300 e 325. 325, no. No, vabbè. Non lo so. Il passo del ghepardo. Giusto, no, del giaguaro. Vabbè, è sempre un felino comunque. No, io oggi sono... Sì, sì, no, oggi ne ho dette un sacco comunque di castronerie, quindi ci poteva stare che avessi sbagliato anche il passo del ghepardo. Ciao Cristian. Giada, oppure se c'è, non lo so... ma adesso lo devo chiamare di Highlander o va bene pure Matteo? No. Devo chiamare Matteo. Matto, me lo chiamo Matto. Io. Allora, mentre tu decidi se chiamarlo Simone. Matto... Ragazzi, dai, mesh, che non voglio usare la 200 super fine, la uso sempre. E che c'hai? 325, 300 e 250. Dai, il primo che scrive un numero. Ah, lo devo chiamare Highlander? Sempre matto sei, col cacchio che ti chiama Highlander. Dai, dite il numero. No, me la fate. La 325. 325, ah. Dice Piero. Andata. Allora, nel frattempo che tu prendi la mesh, tagli la mesh OCD e cominci a preparare. Allora, Marco mi diceva che non gli ho ancora fatto morire la scimmia. In realtà, qualcosa di negativo questo Tommino ce l'ha. E mi spiego. Ah, le brugole, ma quello, ripeto, può essere una cosa prettamente personale. C'è chi le ama e chi le odia. La sottoscritta le detesta, ok? Ah, quindi, la tossichiamo. Sì, sì, sì. Allora, sul doggy e sul sul doggy e sul dwarf. Io ci misi, sul dwarf ne sono sicura, sul doggy ho qualche dubbio perché poi l'ho preso dal fidanzato di mia sorella, quindi è passato un sacco di tempo, non l'ho più visto, quindi non so neanche se ce l'ho ancora. Però sul dwarf sicuro io ho tolto le brugoline perché, ti ripeto, le odio e ci ho messo delle fantastiche viti a croce e vanno, che proprio sono una meraviglia, apri e chiudi in 2 secondi, quindi brugoline no. Il drip tip è vero che si può cambiare, ok? Così come le eventuali brugole, uno trova delle viti, eventualmente le può mettere, non le può mettere, fa quello che vuole. E infatti Alfo non mi ricordavo che non avesse le brugole perché è passato un sacco di tempo e quindi non mi ricordavo. Però il dwarf ne sono sicura. Dicevo, il drip tip, la scocciatura è che è tanto tanto piccolo, la base di sotto è tanto tanto corta e qualunque tipo di drip tip voi mettiate... probabilmente ci sarà qualche drip tip in grado di poterci entrare, ma rimane sempre un micro scalino. Ora, siccome qualcuno prima lo ha menzionato, praticamente fa lo stesso effetto del drip tip del aiuto dell'alfa. Cioè, rimane un micro scalino tra
la parte di sopra del top e il drip tip, cioè rimane proprio una fessura. E quindi, oltre a fischiare e oltre a essere bruttissimo come la morte, io non sono stata in grado di trovare almeno un drip tip di quelli che ho a casa e quindi devo utilizzare questo. Altra cosa, scalda. Questo atomizzatore scalda. E chi mi conosce sa che ho un tiro abbastanza compulsivo, ma in realtà io stasera non sto tirando tanto e la coil mi è uscita da 0,80. Quindi sto facendo un tiro ogni tot e comunque, proprio perché il drip tip è troppo troppo piccolo, hai questa parte che è comunque acciaio praticamente in bocca. Quindi o decidi di fare un tiro ogni 5 minuti, oppure devi riuscire a trovare con tanta pazienza un drip tip che non ti faccia questa cosa dello scalino. I drip tip dell'Olic RDA, me lo sono perso, ci andrebbero bene. Allora devo vedere se lo trovo. Poi, per il resto, la capienza è buona perché comunque 3 ml e mezzo ci stanno e comunque, voglio dire, in un affarino così piccolo sono più che azzeccati. E andando a wattaggi comunque bassi ti durano, non è che non durino. Poi, in effetti, il refill è una cavolata nel momento in cui riuscite a togliere questo coso, perché io adesso ci ho messo una squintalata di burro di cacao, ma comunque non riesco a togliere e quindi rimarrà così e dopo in qualche modo riuscirò a toglierlo, proprio perché è troppo troppo piccolo. Quindi teoricamente dovrebbe essere semplice, ma o io sono incapace oppure non ce la faccio e quindi mi incacchio e poi in qualche modo lo caccio fuori. Sono riuscita stranamente a non far gorgogliare il tiro da 0,8 e quindi suppongo che ci vada tanto cotone nelle vaschette, perché non gorgoglia adesso, nel senso faceva un fischio come se ci fosse qualcosa che bloccava l'aria e comunque quando lo rigeneravo era tutto tutto libero, quindi ero sicura che non potesse essere quello. Quindi credo che il cotone debba essere paradossalmente compattato, cioè comunque sfilacciato in modo tale che possa alimentare in maniera adeguata, però che faccia barriera e quindi che non ci siano tra virgolette spifferi in mezzo al cotone. Non so se riesco a rendere l'idea. Poi per il resto, cioè, paradossalmente il cotone deve essere, quando dici compattato, vuoi dire pressato? Sì, però se dico pressato poi magari uno pensa che deve essere pressato sotto. In realtà, quando voi li mettete nelle vaschette, allora di solito quando noi mettiamo il cotone è bello spumoso, cioè come se fosse una nuvola morbida. Quindi quando si imbeve di liquido rimane comunque bello morbido. In realtà adesso sembrava compattato, come se io non l'avessi sfilacciato, ecco, come se io non avessi lavorato il cotone. In realtà l'ho fatto per sbaglio, perché di solito mi metto, sfilaccio e poi arrotolo. In realtà stasera l'ho fatto un po' veloce, perché ho detto tanto come lo fai, lo stesso non perde questo atomizzatore. In realtà quindi l'ho beccato a culo, se mi permettete. Però ripeto, era tanto compatto il cotone. Anche quando l'ho imbevuto, sembrava quasi che all'inizio non prendesse. E invece... lo so Marco, io ero partita con tutti i presupposti per distruggerlo. No, per distruggerlo no, ti ripeto, nel momento in cui riesco a trovare un drip tip da poterci mettere e pensavo di riuscire a gestirmi il tiro da 0,8, ero a cavallo. Siccome uno dei due ci sono riuscita, adesso lo scopo è trovare un drip tip da poterci mettere, perché vi giuro non lo sopporto, è veramente improponibile. No, però non fa condensa. Cioè anche nel tip non ci sta condensa, sotto non ce n'è per niente e onestamente a me non ha mai gorgogliato. Quindi in poche parole sto atomo fa schifetto. No Gecchino, in realtà sto dicendo il contrario, è un ottimo atomizzatore. Ci sono delle cose che a me davano noia prima, o meglio sulle quali mi impuntavo, cioè l'ho preso perché volevo il tiro da 0,8 e non riuscivo a capire in che modo farlo funzionare, perché comunque riuscivo a tirare, ma
era come se, ti ripeto, ci fosse qualcosa sul foro da 08 che me lo bloccava, e quindi tiravo ma faceva questa sorta di fischio sordo. In realtà adesso ho capito che il cotone va pressato, se, ripeto, riuscite a farmi passare il termine cotone pressato. Meno male che l'Alfa è uscito al momento giusto, bloccato il campionato di calcio e tutti concentrati sul derby. E poi no, un'altra cosa invece, ripeto, è che scalda. Quindi o si gioca a wattaggi più bassi, o, ripeto, con un drip tip un po' più alto. La storia dello scaldare è semplicemente perché poi avete le labbra qua sopra. Ripeto, essendo così basso, nel momento in cui voi lo mettete, cioè io praticamente ho troppo capo in bocca. Ah, ok, non era lineare. No, il tiro da 08. Gli altri tiri, quelli da i due forellini da 09 e quello da quant'era? 3 da 09, sono super lineari, però per me sono troppo ariosi. E siccome è un atomizzatore che secca, e ripeto, per seccare intendo che smorza semplicemente le note dolciastre dei tabacchi, che sono quelle che per quanto mi riguarda dopo un po' mi scocciano, insomma, non sono le mie note preferite, per me è ottimo. Solo che dovevo giocare, appunto, o meglio, dovevo accontentarmi dei due da 09, quando invece io volevo quello da 08. Marco, io non ce l'ho il Millennium. Manco io. E poi ripeto, il fatto anche che sia così piccolo il tip, probabilmente fa sì anche che il tiro da 08 non riesce a godertelo appieno, perché è un po' come se dovessi stare sempre con un micro forellino qui, perché devi stare attenta poi veramente a non metterti tutto sto aggeggino in bocca. Se usi il tipo dell'Expro o un altro cilindrico non dovrebbe formarsi lo scalino. Allora, Aro, il problema è questo, che questa parte qua sotto, questa, è tanto tanto bassa. Quasi tutti gli altri sono più alti. Aspetta, non so se si riesce a capire la differenza. Quindi ti rimane sempre quello spazietto. E purtroppo io ho praticamente tutti i drip tip che hanno questa altezza qua dell'attacco. Di conseguenza mi rimane quel micro spazietto che, per quanto di resa, non cambi tantissimo, ma esteticamente, ragazzi, non si può guardare, cioè proprio una cosa abominevole. Cioè, ora, al netto di questo, che comunque c'ha la parte di bombatura, però aspettate, lo vedete contro luce? Sotto rimane una specie di mini millimetro di apertura, e sono tutti fatti così. E sono, cioè, da guardare, sono odiosi. Allora, gli aromi, Marco, io ho usato solo male, ragazza, dovreste provarlo, soprattutto tu che ti attacchi in fretta ti stanchi in fretta di un Atom con il Millennium, è difficile. Direi che un DT un drip tip si potrà trovare. Qualcuno mi trovi un drip tip, allora, per favore, grazie. Marco, dicevo, io ho provato solo scuri. Quindi ho provato il Sebastian. Sebastian faceva uscire tanto il tabacco, rendeva di contorno quello che è la parte aromatizzata. No, ho provato quello del Dwarf, non ci va, al netto che è bianco. Però ripeto, secca tantissimo la parte del tabacco. Allora prendi la tela, smeriglio e lo abbassi. Ma in realtà l'appoggio, quello che avete visto prima, è relativo. Il problema è la basetta, cioè proprio la parte che è sotto. Lo spazio che c'è qui dentro è esattamente lo spazio di questa base qua. Quindi un qualunque tipo di drip tip che abbia questa parte un po' più alta, in automatico vi fa lo scalino. Uno un po' più lungo, così non scalda tanto. Sì, infatti quello devo trovare.
perché altrimenti, ripeto, cioè, dopo un po' fa quasi male, mettiamola così. Il titolo è Kaifun. Esatto, Kaifun 2019, mi sto qua sopra, praticamente esco con le bolle, le ustioni di terzo grado, tipo Zeus, e infatti avevo visto quello, però non c'erano. Dobbiamo fresare il tip di Pippo Pontis. Bravo, con quello siamo sicuri, Marco, che non ci bruciamo. Devo chiedere a Pippo Pontis se mi fa un drip tip. Così siamo sicuri che non ci bruciamo. Comunque, Marco, chiudendo il discorso, secondo me è da provare, nel senso che, ripeto, dà tantissimo spazio a giochi di aria. Diciamo che le rigenerazioni quelli sono, nel senso che, ripeto, io la punta 2,5 non la metterei proprio perché secondo me scalda parecchio. È vero che, ripeto, ci potete mettere anche un po' più di cotone, però potrebbe essere. Ciao Antonio, buonasera. Potrebbe essere che in effetti poi scaldi proprio tanto tanto. Però, ripeto, ci puoi giocare tanto. Se ti piacciono i tiri aperti, c'hai anche il Alessia disponibile da Propan. Ok, Luca, allora dopo vado a vedere, grazie. Se ti piace anche giocare con qualcosa di un po' più aperto, mettendoci anche un aromatizzato qui dentro, se vuoi appunto fare una sorta di flavor, secondo me è grandioso. Io non lo proverò mai perché tanto so che non mi piace, ma perché è il tiro che non mi piace. Allora, Gecchino, il costo dovrebbe essere 72 euro, se non erro, con le spedizioni più o meno da dove l'ho preso io, insomma, alla fine il tutto mi è venuto a costare tra i 76 e i 77, mo, euro più, euro meno, preciso, preciso non mi ricordo. Però sì, più o meno il costo è quello, 72 euro. Ripeto, secondo me quantomeno provarlo ci può stare, perché sicuramente è una cosa. 70-28? Che è 70? Sì, ci sono anche i super preordine, quelli sì. Però io mi scocciavo di aspettare il Jedi. Io abito in un'isola che secondo i cinesi è remota, quindi dimenticata da. Sì. Una volta parlai con la cinese, disse: no, ma tu abiti in un posto remoto. Sì, ma io veramente sarei di fronte a Napoli, cioè non è che sono in mezzo al Pacifico indiano, voglio Remoto. dire. Cioè, remoto. Quindi a Napoli arrivano le cose tipo in 3 giorni, a me in un mese e mezzo, oppure si perdono, fanno giri assurdi, passano per la Papuasia, per. E quindi sì. Devo rifare la mesh. Bruciata. Porca di quello. Mi è caduta sul panno questo, non so se si vede, vabbè, comunque c'è il panno qua. Vabbè, la rifaccio un attimo. Sì, Jack, io sono di Ischia. Ma c'ho il papà toscano. Le teme ti portano a nuoto, sì, con la zattera. Sì. Mannaggia santa. Però comunque dopo un po' il tiro da 08 inizia a fare quello strano rumore, quello strano fischietto, quindi probabilmente ancora non ho azzeccato proprio propriamente precisamente la quadra, però credo di aver iniziato a capire come debba funzionare. Perché è proprio leggero, leggero, leggero adesso il sibilo e non è una questione di condensa. Perché è diverso, ripeto, non è un gorgoglio, è proprio un suono sordo. Allora, Antonio Giusi ha deciso di rigenerare a mesh, solo che le è cascata la mesh sul panno e quindi deve rifare tutto da zero. Ma siccome siamo in fascia protetta e deve ancora bestemmiare al suo interno per 1 ora e 1 quarto. Allora, no, non può farlo. Vorrei far vedere che sono una persona educata, tipo. Però nella mia testa, minchia quante. Ma più che altro perché era la misura perfetta, il taglio perfetto. Mi è andata a cadere sul panno, puzzava di bruciato, non di plastica. Non. Ecco qua.
E se è possibile, questo è pure meglio. Tieni qua. Biscotto. Vediamo se mi casca di nuovo, va. No, no, no. Io quel cannello lo uso solo per fare la crème brûlée. Giusy L'ho comprato d'Eretta. apposta. Ah, o la catalana, giustamente Gioda dice anche la catalana. Buona, Catalogna. Allora, dove sta? Senti, cioè, Giusy, vedi se si sente, vedi, ascolta se si sente. Vai. Il video ASMR. Lo senti? No. Rifai. Senti, fa. Sembra intasato, perché? Ma non è intasato! E questo mi fa incazzare, perché fa due tiri così e tre tiri no. Strano, che fa un rumore che sembra... E quindi non capisco, e vi giuro, appunto, che fastidio, appunto, ecco. E il problema è che è tutto libero. Non c'è acqua dentro quando l'ho lavato perché l'ho asciugato un'altra volta 3 giorni al sole. È tutto libero. Quindi L'hai c'è visto pure qualcosa. successo di Vibini al sole, insieme alle zucchine. Assolutamente sì. Ci ho soffiato dentro, ho fatto qualunque cosa, quindi non è condensa, sicuro. No, Simo, non è condensa perché lo fa anche al primo tiro. Questo tipo di rumore me lo faceva anche al primo tiro appena rigenerato. Adesso lo sta facendo dopo, boh, 20 tiri, non so quanti ne ho fatti. È la calibrazione del foro, è quella 08. Perché poi gli altri non li fa. Se mettiamo quegli altri, ora metto i due da 09. Io mi perdo sta cosa. Cioè, qua non senti niente. E io non penso che possa essere condensa al primo tiro. Quindi, Difficile. probabilmente lo 08 o è troppo troppo piccolo, perché poi è comunque centrato. Di questo ne sono strasicura. No, perché poi è veramente pulito l'atomizzatore, anche quando è arrivato non puzzava, non c'erano bave, non c'era assolutamente niente. A meno che non sia all'interno, io onestamente non l'ho smontato. Hanno fatto la seconda e viene modificato qualcosa? Sì, sicuramente verrà modificato qualcosa. Mi sembra che sopra alimenti non è che c'è troppo cotone. No, perché poi quell'altro tiro è silenziosissimo. Senti? Ah, devo prendere il coso. Quindi ripeto, io credo che sia proprio un problema del tiro da 08. Non so se, ripeto, non fa il giro giusto dell'aria. Allora, quello che fa casino è quello da 08, è un singolo foro da 08. Poi il secondo sono due forellini da 09 e quello è silenziosissimo. Cioè, senti solo l'attivazione della coil e basta. Ma quello è silenziosissimo e fluidissimo. Per me è troppo aperto, comunque. E il foro che è troppo piccolo, come succede sul Baika con un foro solo aperto. Quindi o speriamo che facciano un'altra di queste basettine, magari con il foro da 1, dico una cosa, piuttosto che da 2 da 08, lo so, dico un'altra cosa. Però, ripeto, anch'io credo che sia troppo troppo piccolo questo. E probabilmente sbarella al giro dell'aria, non lo so. Però sicuramente mettendo più cotone, quantomeno una ventina di tiri li ho fatti senza che facesse sto casino, insomma. Quindi probabilmente potrebbe anche essere quello che dice Alessandro. Sì, ripeto, perché è solo quello che fa sto casino, gli altri non lo fanno assolutamente. Gli altri sono super lineari, super silenziosi e ripeto, non condensa. Cristian, io posso anche provare. Aspetta.
No. Ho capito, Luca. No, aspetta. Sono 2 da 09 e 1 da 08. Quindi teoricamente 1 da 08 rimane 08. Però, ripeto, mettendo più cotone, come ho fatto stasera per sbaglio, io 20 tiri senza che facesse quel casino, io li ho fatti. Quindi o bisogna veramente giocare tirando più forte, tu aspiri più aria, quindi con meno cotone, meno flussi incasinati. Sì, potrebbe essere anche quello, però proveremo a mettere meno cotone e a tirare meno forte. Oh, ma è una gioia questa vita. Perfetto. Credevo di aver trovato la quadra. Andato. E mesce sia. Forse sul nero si vede meglio. Hotspot 0. A posto. Mettiamo il capo e proviamo il bias modificato. Questo è il tank che mi ha fatto Piero. Bello però. Me l'ha fatto in Tinder. Fichissimo. Bravo Pierone. Ha fatto pure uno sbrilluccicoso. Questo è Vedere. carino. No, questo me l'avevi fatto Sì. vedere. Adesso è un po' zozzo perché l'ultima volta che l'ho usato non l'ho lavato. Però quando lo lavo, soprattutto nella lavatrice, dopo lo sbrilluccica ancora di più. Figo. No, non vedo l'ora di provare sto cavolo di bias con l'aggiunta di Latakia. È diverso, dai. Quel cazzo di fieno, cioè, che ore sono? Affanculo al fieno, cioè. No! Questo fieno, perché? Ma che Latakia ci hai messo? Quello di gentleman. Vabbè, Diciamo quello. probabilmente ci hanno messo un chiaro per far sentire anche meglio i frutti rossi o per fare una cosa diversa. Fanno tutti Latakia e qualcosa, forse loro vogliono fare qualcosa di un po' No, ma ci sta allora distante. io perché a me non. Però in realtà è molto buono, eh. Però sono io che faccio schifo, eh. Quindi se fosse per me. La Io il taglia fieno forever and ever. non lo metterei da nessuna parte il fieno io. Ma guarda che io tuttora non riesco a svapare il Virginia. Cioè per me sa di erba Strano. tagliata. A me le misture piacciono però, ad esempio, un po' tutte. Allora, mi chiedeva prima chi era Cecchino, ma la tacchia di gentleman, come si chiama? E io che ne so, non me lo ricordo. Beh, lo scirocco sì, in realtà è un questo. Aspetta, questo è lo scirocco. Dovrebbe essere un blend di tabacchi siriani. Andare a vedere nella vetrinetta, non mi ricordo come si Antonio chiama, l'ho Cascio dice: preso. scirocco sarebbe l'odissea della linea Cantinars. Sì. Sì, ci sta. C'è posta. Ma quindi scusa, è la prima Solo volta che che lo provavi pimpato? io. Il? Ho detto, era la prima volta che lo provavi pimpato? Ah. Te l'ho detto perché l'ho fatto qualche settimana fa, non mi ricordo, era proprio in una live di Pippo, se non sbaglio, che gli chiesi, ma se gli aggiungo una goccia di Latakia lo sminchio definitivamente, perché la mia paura era,
Io mo ci aggiungo un goccio di latakia, mi sminchio i frutti rossi e ciao ciao. Cioè, la particolarità era proprio quella, se poi Certo. prendo i frutti rossi, che Non ha senso ha più sto lì? senso. Cioè... E allora ero lì che dicevo, mo ce lo metto. No, non ce lo metto. No, mo ce lo metto. No, vabbè, non ce lo metto. Mo gli do un'altra chance. E allora provo a fare così. E allora lo tengo più basso di watt, era peggio. Allora aumento un po' di watt. Era peggio, allora ho detto vabbè. Poi manco a farlo apposta. C'era la live di Pippo e chiesi e lui mi disse: no, no, vai, vai. E a me serviva solo quello, vai, vai. Arriva solo Spingitore una di spintina. spingitore. I siriani non esistono più, la piantagione è stata distrutta dalla guerra, ma foglia di siriano coltivata a Cipro. Ricordo quella live. Pippo chiede il copyright per il pimpato. Ma scusa, ma non facevano anche un coso, una serie, Pimp My Ride, su che era? MTV, mi pare. Che tu gli portavi la macchina o il motorino che era tipo un catorcio fotonico e loro te lo facevano diventare una super mega macchina con qualunque tipo di comfort. Sì, lo faceva, come si chiama? Vero. Basta Rhymes? Mi pare presentava, insomma, un rapper americano, sai, gli armadi di colore. Ciao Cecchino. Sì, e mi hanno copiato. Luca Marchi, non è così, esistono bancali di latakia siriani. Diteci Cosa dove che vuoi? le andiamo a rubare. Da quanto ti è venuta? Ti era Era venuta? un 9:12. No. Sì, un 9:12. Non mi chiedere quante spille ho fatto, che non me lo ricordo. Credo 4. Comunque non era Basta Rhymes, era XZibit. Non mi chiedete come si pronunci, ma comunque si chiama così il tizio. Sì. Ah, ecco perché ne ho fatto l'hotspot. Lo scirocco e o l'Odigea che svapate oggi è estratto dall'Latakia siriano raccolto nel 97 o giù di lì. Gigi a scorte. È siriano, ok, però il terreno è diverso in base all'umidità e altro, la qualità non è la stessa. Ma... Non cominciamo a parlare di piante, nel senso che io, no, no, io sono la persona proprio meno adatta per poter parlare di piante, terreni e roba del genere. Svapo tutto tranne il fieno, questo è il mio Esatto, motto. brava. Giussi, guarda che adesso intanto si è svapata 3-4 ml. No, vabbè, non l'ho riempito tutto. Ne avrò fatto boh, 1,5. C'era qualcosa che non andava perché ho sentito un odore un po' strano. E la prima spira mi dava un po' di... Fastidio. Però lo vorrei provare anche nel tank senza mesh. Così fa la differenza. Oppure nel... No, lo metto nel magneto. No, nel magneto no. Sì, nel magneto. Pippo Pontis, com'è Allora, questa roulette? Dici? scegli. Magneto o doggy? Magneto. Io ho un cactus greco, va bene lo stesso. Chi è che c'è un gatto su greco? Simone. Simo. Chi è con gatto su greco?
Allora, Pippo Pontis, io ho bisogno di un drip tip per questo. Quindi, ingegno. Il compleanno del tuo papà oggi? Perché prima qualcuno ci ha detto che non saresti venuto e non saresti passato. Se non sbaglio, io l'ho letto perché l'ha scritto sotto il post. Quale post? Quello su YouTube. Sì, oggi faceva 78 anni. Auguri! Auguri! Auguri Papa Pontis. Bello Papa Pontis. Papa Pontis. Ah, ok, allora Pippo Pontis ci sta guardando perché è in bagno. Chi? Pippo Pontis, l'ha appena scritto. Ah, che schifo Pippo. Eppure che non ce lo dicevi, andava bene. Ah, ma si sta lavando le mani, avete capito? Ah, bello. Sono tutti Mica Emanuele qua, eh. Esatto. Pippo Pontis, riassunto, il roulette ci può stare, è comunque un atomizzatore divertente con cui puoi spaziare grazie a tutte queste, si sente, tutte queste regolazioni dell'aria. Bisogna trovare solo la quadra, se poi piace un atomizzatore che secca, un atomizzatore compatto, un atomizzatore che ha le brugole, allora, esatto, cercava lo stimolo. Siamo contente di averti dato lo stimolo, allora. Allora, Giusy, Alessandro Bello chiede quali sono i vostri atomizzatori preferiti e comunque complimenti perché non è da tutte svapare come lo fate voi. Grazie, ma in realtà la fenomena è lei che fa la mesh in 5 minuti. E... Allora, atomizzatori preferiti, Baika. Fenomena. Vuoto. Mi ha fatto pure hotspot la spira. Ho capito, ma tu nel frattempo hai fatto la mesh. In quanto? 5 minuti? 10? Io parlavo. Sì, perché l'ho fatta cadere sul coso. E quindi fondamentalmente 5 minuti. Allora, Baika, Dwarf. Allora, Baika per gli scuri. Dwarf. Dwarf. Allora, per me, solo per i chiari, sbarra solo per un liquido, ma perché quello è l'atomizzatore del burlesque e quindi stop. Lo stavo per dire, il burlesque. Esatto, però va bene anche con gli aromatizzati, insomma, in realtà nel Dwarf qualunque cosa ci metti esce da paura, quindi Dwarf tutta la vita, voglio dire. E poi c'è il Tell, vabbè, ma in realtà io poi vi direi tutti gli atomizzatori da scuri, perché io di base uso quelli, cioè io non ho praticamente nessun chiaro. Io ho provato ad utilizzare anche il Virginia, magari utilizzando il copyright, pimpato con altre cose, ma io proprio non ci riesco. È più forte di me. Faccio un paio di tiri e poi mi scoccio e devo ritornare al mio angolino di conforto. Menelaus, Baika, Typhoon e Dwarf, dice Luca Marchi. Giusina, i tuoi? Mica male. Ma i miei sempre gli stessi, Doggy, quello antico, quello nuovo non l'ho ancora provato, ma mi sa che me lo compro perché mi piace veramente un botto. Quello nuovo è inteso quello 2018, credo sia. Quello è bello, cambiava, c'aveva la, come si chiama, il refill dall'alto, se non sbaglio, mi pare di sì. Sì, Alessandro, vai tranquillo. Nel Dwarvo qualunque cosa ci metti va da Dio. Puoi rigenerarlo anche alla cavolo e comunque ti alimenta. Magari, allora, non avendo regolazione dell'aria, a seconda appunto del tuo modo di svapare, puoi comprare poi i riduttori a parte. Se non sbaglio, di default dovrebbe uscire quello da 1,2, se non sbaglio. Però esiste quello da 0,8 che secondo me è proprio chiuso da far paura, ma chiuso. Quello da 1 ci può stare, però se lo utilizzi tutto il giorno va a finire che dopo un po' ti fanno male le mascelle. Però è un bel tiro da 1. E quello da 1,2 secondo me è quello,
ideale. Anche perché poi, anche lì, a seconda di quanto cotone tu poi vai a mettere all'interno, riesci o ad alzare ed abbassare la coil, riesci comunque a giostrarti un po' l'apertura e chiusura. Ovviamente non tantissimo, ma di un po' ce la fai. È vero, dovrebbe uscire anche il nuovo Dwarf. Ah sì? Sì, ho visto qualche foto l'altro giorno, però devo dire la verità, non mi sono soffermata. Io in questo periodo ho veramente pochissimo tempo. Dwarf FC 1 mm 2.08. E vedi, già con quelle da 2.08 poi diventa sempre uno da 1.2, però insomma ci sta. Quindi Luca, scusami, alla fine quali sarebbero le novità di questo nuovo Dwarf? A parte questi AFC di cui parli, che quelli ho visto sì che c'avevano più forellini anziché un unico foro, però poi tecnicamente credo sia più o meno uguale, cioè la campana è sempre la stessa. Ah no, poi aspetta, cambiava che in quello vecchio c'hai la, quando metti il cotone e metti il primo anellino, tu ce l'hai tutto di metallo. Adesso, se non sbaglio, dovrebbe essere di un altro materiale che però non è metallo, non so di che materiale sia. Quante spire hai fatto? Aspetta. Te lo dico. Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Però di... Cantala. Cantala 1, 27. Gauge 0,35. Allora, campana in ceramica e deck in vetro. Figa la campana in ceramica. Quando lo usi con gli scuri, sai come diventa? Colore. Millennium 900 con barrel, bike V7, da qualche giorno sono finalmente innamorato del patibulo, mi sto sclerando con l'Expro V3. L'Expro V3 era quello lì che pisciavo comunque. L'Expro... No, quella era... No, quella era il 4. Il 4, sì. Poi in realtà il 4 non è che pisciasse, è che dovevi metterci una squintalata di cotone, se no lo facevi... Sì, mi ricordo... Ci ha fatto un video Pippo, sì. Lui ci fece tipo 1,5 chili di cotone. Lui fece il video, sì, e beve come se non ci fosse un domani, ma perché se non sbaglio aveva la parte del sopra il camino che era strettissima e il drip tip ancora più stretto, quindi ti faceva l'effetto cannuccia e bevevi il mondo. E se ci mettessi il toro del magneto? Come il toro? No. Avevi rigenerato per vedere se era diverso. Il toro sarebbe Blenfield? Sì, non mi ricordo che c'è dentro. Ma sempre tabacchi? Sì, mi sembra che sia uno o due tabacchi, che non me lo ricordo, aspetta, ce l'ho qua. Non è vero, ce l'ho qua. No, ce l'ho qua. Ho le idee confuse. Sono stanca. Io volevo aprire internet, ma sono già su internet. Deck in acciaio, vetro da 22, mentre vecchio se ci vuoi mettere un vetro era da 23. Marco, io il V3 non ce l'ho, nel senso che ho l'1.3 e mi sono fermata a quello. Allora, tabacchi americani arricchiti da toni orientali e soprattutto dalla Dacia. Un sapore forte che compongono una miscela ricercata con qualche speziatura che la rendono
stupefacente ed intrigante. Intrigante. Tre tigri contro tre tigri. Si vede che ho fatto logopedia? Sì. Si capisce che balbettavo. Allora, Marco, sì, mi tengo stretta all'1.3 e no, Matteo, non ci penso al 2.1. Mi basta l'1.3. Paradossalmente lo preferisco del tank. Sì? Oddio, forse anche la scelta del filo non è stata proprio la più indicata. Sì, perché io tendo a mettere sempre il filo nel magneto piuttosto che nello speed. Mm-hmm. Tendo sempre a mettere il 27 gauge, perché dici, ma così lo ammazzi il tabacco? Però forse per l'aromatizzato non è proprio l'ideale, forse era meglio un 30. Più delicato. Ciao, allora, il 27 io non l'ho mai provato. A, perché non l'ho mai trovato. B, perché... Ciao, Fede! E poi da quanto sei uscita? 0,74. Ma c'è qualcosa che non va. Tutte queste cose che faccio qua dentro sono tutte 0,74, pure che cambio filo. Ma. In più, per svitare il deck basta fare un giro e mezzo, è molto scorrevole, mentre il vecchio era almeno 5 giri e dovevi un po' forzare. Vabbè, carichiamolo. Perché comunque mi piace. Però paradossalmente dopo la pera la sento di più qui che nel tank. Dov'è? Forse inizio? Può essere campana diversa. Comunque in tutto ciò forse anche il cotone, perché io ho finito il cotone. Faccio solo questo. Lo sto. Cotton candy. Ma perché al contrario sta cosa? Non lo so. Il cotton candy. Se ti dico perché l'ho preso. Mi serviva la scatolina per metterci gli anellini, le cose dentro. Mi hai detto per la scatolina, vabbè. Che poi tu gli hai detto, me la dai questa quando finisce il cotone, perché ci metto dentro i proiettili, col cazzo. È mia, l'ho comprata io. Mi sono persa il bicchiere. Allora, Fede, giù si sta provando adesso. Stai usando sempre il toro, giusto? No, è il coso. Il bias. No, il bias. Chi ha detto? Allora, giù si sta usando il bias di Dove Pun Gentleman Club. No? C'è Vitaid. In teoria... In teoria voleva metterci quello, poi in pratica ce n'ha messo un altro. Sì, in pratica qua dentro ci ho messo il bias, però ho fatto il bias modificato, cioè ci ho aggiunto un po' di natacchia di gentleman. Poi ho detto, ma lo faccio nel magneto e lo provo nel magneto. E nel magneto invece ci ho messo il pizza. Vabbè. Ma magari hai trovato il mischione del secolo. Hai fatto un super mega. No, ma nel magneto non ce l'ho messo proprio il coso, il bias. Prima che... Ho drippato direttamente Blizzard, non so perché. Vabbè, così. Vabbè, dai, lo proverò domani su... No, non mi piace questa batteria, si è scorticata. Giusto un po'. Orca!
Cioè... Occhio che muori, perdi pure l'isolatore. No, infatti ora cambio batteria. Questa è perfetta. Yes. E voilà. Io ho rovinato un sacco di batterie e l'ho scoperto dopo, quando utilizzavo le Vapor Storm. Nel togliere la batteria non capivo per quale motivo, poi sai quando metti, togli, fai sempre le cose in velocità senza magari rifletterci, trovo le batterie con tutte micro pellicine ed ero convinta che fosse il caricabatterie, che quando le andavo a togliere, avendo le unghie lunghe, magari riuscivo a spellarle. In realtà da quando non uso più le Vapor Storm, non mi si spallano più, quindi ho capito che erano quelle. Infatti però ho dovuto rifrappare tutte perché erano poi tutte nello stesso punto. Però quanto è bella sta combo, dai. Ci sta. Dai, è proprio bellina. Sei ancora più consumata. Mi piace proprio il fatto che si sì. sia... Sì, come le mie unghie. Non ti faccio vedere le mie perché sono... Ah, gli estetisti sono chiusi. Io dipingo, disegno, ma lo sbatto non me lo so mettere. No, veramente faccio cose che mi faccio l'unghia grossa così, anche veramente? Se il dito è così. Sì, sì, pitturo tutta la parte qua davanti. Cioè. Non lo so perché, c'è un limite. Ci sono quelle che si mettono tipo lo scotch lungo tutta l'unghia, cioè sulla pelle, e poi pitturano e poi tolgono. Che pazienza, e chi ce l'ha? No, però buono, dai, mi piace pure qua dentro. Vabbè, lo volevo provare comunque il Blizzard modificato del BF. Mm-hmm. Però sai che faccio? Ci metto l'altra campana. No, non è vero, non ce la metto. No, non ce la puoi. Perché se no poi è più arioso, a me non piace, poi mi incazzo. Bene. E quindi no. Tatina! Abbiamo fatto 1:32. È colpa tua. Lo so. Tu domani lavori, vero? Sì. Io da domani sera entro di turno. Domani sera? Sì. Ah, devi fare la notte? No, io non la faccio a notte, la fa il babbo. Però comunque lavoriamo domani, domenica, martedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. E quindi siamo reperibili anche nell'inframezzo. Ma quando puoi venire sul continente? Quando la situazione si calma o quando le regole campane diventano nazionali, o comunque fate gli scherzi, anche quando, ti ripeto, ci sarà, non dico il via libera, ma il problema di adesso è che ovunque vai, cioè, è come se ogni regione avesse delle micro regole, ti ripeto, io se anche venissi, all'inizio c'era addirittura il fatto che con la fase 2 Ischia, Capri e Procida erano comunque bloccate, cioè che nessuno poteva entrare. In realtà poi la cosa è stata ritrattata. Ma quindi, adesso si può andare sull'isola, no? In teoria sì, però ti ripeto, non tutti gli alberghi sono aperti, qualcuno ha cominciato ad aprire, qualche ristorante sta pensando se riaprire o non aprire. Diciamo che qui la vita più o meno è ricominciata, nel senso che già da lunedì si sta vedendo un po' più di attività. Quando c'è stato il lockdown, qui veramente c'erano 4 macchine e 4 persone in croce. Ovviamente c'era chi andava a fare la spesa 10 volte a settimana, piuttosto che andava in farmacia 10 volte a settimana, perché erano le uniche cose che potevi fare. E quindi magari se avevi 10 ricette venivi oggi a spedirne 2, domani a spedirne 2, e ogni volta, capito? La prendevi come scusa. Io c'avevo il cane, cioè c'ho il cane, quindi ogni però tanto anche, mi buttavo giù. Però anche lì c'era la regola che, per esempio, tu teoricamente, poi non so se in pratica veniva attuata, ma teoricamente tu dovevi farti i 200 metri intorno a casa e andare via. No, cioè, ma io non uscivo fuori nel cortile.
che c'è il cancello recintato nel parco di casa proprio. Scendevo lì col cane e stavo una mezz'oretta, svapavo un po' e tornavo su. Certo. Ho detto qua c'è la cosa che se tu stai via 48 ore, quando torni devi comunicare che sei stata via più di 48 ore, ti fanno stare in quarantena, devi comunicarlo all'ASL, c'è tutto un casino. Però secondo me è giusto perché sull'isola è un attimo, cioè tipo epidemia zombie, cioè basta uno e è un attimo. Sì, no, ma poi il problema è che No. noi l'ospedale ce l'abbiamo, ma ti ripeto, non è sicuramente attrezzato eventualmente dovesse succedere il pandemonio. Infatti, il problema nostro era anche quello, che se fosse successo qualcosa di grave, il nostro ospedale non sarebbe stato in grado di gestirli tutti. Però, per fortuna, è stato abbastanza circoscritto. Diciamo che i nostri li abbiamo avuti, ma sembra che ora sia abbastanza Che sono i calmierato. manco? I manco. Michele, bei manco, Giusy, che sono i manco? Penso stia dicendo qualcosa in dialetto. I manco? Il Menelampus bisogna azzardarlo come il Menelaus. Non lo so. Michele, traduci. Ciao, Ciao Tullio. ragazzi. Ciao Giulio. Tirate Mi su, tocca cazzotto prima. No, braghetti. aspetta. Io non lo capisco. Tirate su che braghesse. Che è braghesse? Non lo so. Vabbè, se cominciamo a parlare dialetto, non ci capiamo più. Niente ci capiamo, là del messaggio però. Capito. Non lo so, quanto conviene, non lo so. No. È bello che parla dialetto. Meno vuol dire manco. O manco vuol dire meno. Parla in dialetto veneto. Io sono solo Mona, ma non so se è Veneto. Sì. Lo sentivo sempre da Pippo. Cioè. Non mi ricordo manco se è una parolaccia brutta di quelle. No, brutta, brutta no. Una sorta di epiteto che poi credo che a seconda della frase in cui la dici, forse può avere un significato un po' peggiore rispetto a un altro. Pippo continuava a dire vai Mona, vai Mona. A base Mela. Zester è per creme, mentre il Menelaus è per scuri, a base minimo 775. Se cominciate a dire tutte le basi o tutti i dettagli dei gusti, qua ci perdiamo. Ciao ragazze, meno vuol dire manco. Sì, manco vuol dire meno. Mona è Veneto. Dice Pippo che il Vaimona era benaugurante. Ah, sì, ma lo diceva col sorriso. Va bene. Ragazzina. Esatto, Ma vieni a sistemare sto casino. io non ti faccio vedere qua sola perché. No, lasciamo perdere. Esatto. E il bello è che devo Lo anche faccio mettere a posto domani. perché è il tavolo in cui mangiamo. Ah, già, no, io sto nello studio, quindi si fa domani, No, perché devi sapere domattina. che adesso io ho il portatile. Perché prima facevo le live sfruttando e scroccando il computer della sorella. Però siccome la sorella adesso si è portata il computer nella casa sua e non vuole che io svapi là, e quindi ho detto fai la live, però non svapare. Ho detto Ari è un po' un problema. E quindi proprio segue. E quindi ho detto va bene, recuperiamo un PC. Solo che il PC non prende in camera mia. Cioè, prende tipo 3 secondi, poi lagga per un quarto d'ora, poi riprende, poi lagga. E quindi ho detto, bene, dai, facciamolo in cucina dove prende del tutto e buonanotte. Eh E sì, dai. quindi, sì. In tutto questo io non so neanche il cane se sta ancora fuori, se è morto al freddo e al gelo o al caldo, non lo so. Che prima ho sentito qualche rumore fuori, però. No, ma Poverino, vuole entrare. No, se vuole entrare, fidati che si fa sentire. Quindi do per scontato che non sia fuori, a meno che non sia scappato in qualche. Se ti dà un morso perché voleva entrare. Esatto. Si vendica.
In realtà già mi odia perché ieri l'ho lavato e tosato. E lui odia essere lavato, ma proprio odia tutti... Cioè, piuttosto si farebbe tagliare una gamba, ma lui l'acqua proprio la detesta. E ieri quindi l'ho tosato e lavato. E quindi mi guardava in cagnesca, mi guardava dal basso verso l'alto e mi snobbava. Va bene, signori... Esatto. Signori, grazie mille per averci fatto compagnia. Grazie davvero. Speriamo che vi siate divertiti un po'. E dai, speriamo di farle un po' più spesso, impegni permettendo, ma io sono veramente cotta la sera. E pandemia permettendo. Esatto. Un wifi extender. Chiederò al tecnico fidanzato di mia sorella che cosa è un cioè, io uso il TP-Link, in effetti. Ma anch'io ho il TP-Link, ma non so perché camera mia sembra schermata. Non so per quale motivo. È strano, dovrebbe andare attraverso l'elettricità, quindi. Ma che ne so. Nella spina della corrente. Sì, ma ti ripeto, non so per quale motivo camera mia è schermata, non arriva la come si dice? Il segnale della televisione, non arriva il segnale del wifi, io non lo so cosa c'è in quella stanza, in realtà non lo voglio sapere, però per il momento sono ancora viva, quindi tanto male non deve essere. Ok, va bene. Signori, grazie mille appunto della compagnia e speriamo di vederci presto. Buone mezze. Ciao ragazzi, grazie a tutti per la compagnia, davvero. Ciao. Ciao. Io non so che devo fare.